Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche nel 2024. La prima puntata dell'anno sarà ricchissima, quindi non c'è tempo da perdere. Se video del genere vi piacciono, mettete like e se siete nuovi, iscrivetevi subito al canale per mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Un grazie gigantesco a Toggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! ...2024, anno nuovo, ma sempre poracci rimaniamo. Ecco qualche offerta interessante da tenere d'occhio. L'Epic Game Store chiude col botto le sue offerte di fine anno, interrompendo la sequenza di giochi regalati ogni giorno con un bel pezzo da 90, i Guardiani della Galassia. Dopo di questo si torna al consueto ritmo settimanale con Sale Fort in arrivo l'11 gennaio. Anche Nintendo però si sta dando da fare con gli sconti di fine anno su eShop, una promozione che durerà fino al 14 gennaio. Stavolta i titoli interessanti in offerta ci sono e come, il mio consiglio è quindi quello di rifarvi a Deku Deals per navigare al meglio un database sconfinato. Io intanto vi do qualche consiglio al volo preso direttamente dalla prima pagina degli Hottest Deals. CrossCode è un action RPG immenso, Golf Story un RPG sul golf spassosissimo, i due No More Heroes sono da giocare almeno una volta nella vita e Shakedown Hawaii è un grandissimo omaggio ai primi GTA riletti in chiave nerd. Gennaio parte col botto anche su Game Pass, nomi del calibro di Resident Evil 2 Remake e Assassin's Creed Valhalla spiccano sugli altri nomi, ma io personalmente mi sento di consigliarvi Figment, un action adventure coloratissimo che ho adorato su Switch. Visto che stiamo parlando di Xbox, magari fra 10 anni spariranno le console, ma sapete di sicuro cosa rimarrà? Il tostapane. Dopo il frigorifero serie X è il turno del tostapane serie S, che lascia pure stampato il logo di Xbox sul pane. Questa sì che è next gen. Quanto dovremmo aspettare per Paper Mario? Uno dei titoli più attesi dell'anno, tra quelli annunciati ufficialmente da Nintendo, non ha una collocazione precisa all'interno del 2024, però il titolo è stato valutato da diversi enti come l'ESRB in Nord America e gli equivalenti in Brasile e Corea. Questo significa che potremmo essere vicini alla pubblicazione del titolo, magari prevista per la prima metà dell'anno. Invece a essere slittato verso la fine del 2024 è Star Wars Outlaws, la produzione Ubisoft ambientata nell'universo di Guerre Stellari, che ha visto un trailer di presentazione molto convincente, ma quando c'è di mezzo il publisher francese io mi fido sempre a metà. E se vi dicessi che ci sono novità riguardanti Earthbound, l'iconica serie di RPG che ha segnato la storia di Nintendo, compierà nel 2024 il 30° anniversario dalla sua pubblicazione e l'account giapponese di Nintendo ha fatto sapere che sono previste delle belle sorprese per festeggiare questo importante traguardo. Ma insomma, sto Mother 3 lo vogliamo ritirare fuori prima o poi? Non succede, ma se succede. In questi giorni di assenza ci siamo persi un bel po' di novità. Ma avete visto la notizia del 13enne che è riuscito a finire Classic Tetris su NES durante una live streaming? È la prima volta che un essere umano riesce a raggiungere un tale obiettivo, tanto che il finale di Tetris è in realtà il crash del gioco che si impalla su quello che viene definito tecnicamente un kill screen. Se avete un po' di tempo vi consiglio di informarvi su cosa significa raggiungere un livello del genere, servono delle capacità praticamente sovraumane. Senza entrare nel dettaglio però e scoprire così tutti i tecnicismi che ci sono dietro a questo traguardo, anche solo la reazione di Willis Gibson fa capire l'epicità dell'impresa. Ovviamente non sono mancati commenti da boomeroni in TV. In Inghilterra, su Sky News, una reporter ha commentato così la notizia. Da mamma direi soltanto, allontanati dallo schermo, vai fuori, prendi una boccata d'aria fresca. Battere Tetris non è un traguardo importante della vita. Certe cose non cambieranno mai. Anche lo sponsor di questo episodio. Però adesso fermi tutti, perché vi devo fare prima un'altra domanda. Ma quanti di voi si spezza il cuore quando comprano il gioco del momento, lo scartano tutti emozionati e poi dentro si ritrovano il nulla più assoluto? Beh, se anche voi, proprio come me, siete malati di collezionismo, non ce la fate a dire addio a manuali di istruzioni, alle mappe, alle scatole di cartone, beh, dovete assolutamente farvi un giro su Otoggi Retro Games per riscoprire la gioia del collezionismo e trovare l'autoregalo perfetto per Natale. Come al solito per me è un onore poter sponsorizzare una realtà del genere, fatta da appassionati per gli appassionati. Il catalogo di Otoggi Retro Games è in continuo aggiornamento, i prezzi sono super competitivi e potete trovarci di tutto.
tutto, dalle vecchie glorie Nintendo, compresa anche qualche cosetta esotica, fino ad arrivare a PSP e la prima Xbox, due piattaforme che si filano in pochissimi ma che io adoro collezionare. E nel caso voleste liberarvi di qualche bel pezzo della vostra collezione, Otoggi offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate il link al sito in descrizione e mi raccomando, seguitelo anche sui social per rimanere aggiornati sui nuovi rientri. Grazie mille a Otoggi Retro Games e viva il collezionismo! Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Ieri si è parlato molto del probabile prezzo di Switch 2, perché sono uscite delle considerazioni di un analista che sono state accolte come se fossero delle conferme ufficiali da parte di Nintendo. Ma non c'è nulla di tutto questo, quindi come al solito prendiamo questa notizia come uno spunto di riflessione. In fondo accade ogni anno. Sul sito gameindustry.biz gli analisti del settore dicono la loro su come si evolverà l'industria videoludica nel corso dei mesi, e in particolare sono state prese in considerazione le parole di Serkan Toto, un analista che sono anni che nelle sue prediction parla dell'imminente arrivo di una Switch Pro. Quindi capite che alle sue parole va dato il giusto peso. Ma cosa ha detto di preciso Serkan Toto? Questi esordisce affermando che è giunto finalmente il momento per un successore di Switch, anche se a un certo punto un modello Pro di Switch è esistito, tanto che alcuni sviluppatori stavano già lavorando con dei dev kit. Insomma, Serkan Toto non molla la presa. L'analista crede che il nuovo hardware sarà pubblicato nel 2024 al prezzo di $400, un salto non indifferente rispetto ai $300 di Switch, a cui seguirà anche un rincaro dei giochi che saliranno a $70, proprio come accaduto su altre piattaforme. Ma soprattutto, per Toto, il nuovo sistema sarà un'iterazione e non una rivoluzione. Non si aspetta il salto generazionale e creativo che c'è di solito tra una piattaforma Nintendo e l'altra, quanto piuttosto il perfezionamento del concept vincente di Switch. Switch 2 sarà una Switch potenziata, a cui verranno aggiunte nuove funzioni marginali, che non stravolgeranno l'identità ibrida della console, anche perché, con un brand così forte come Pokémon, da sempre associato alle console portatili, è impossibile che Nintendo abbandoni questa fetta di mercato. Quindi che dire? Si tratta, a mio avviso, di previsioni molto sicure. Non è che ci vogliono proprio le competenze di un analista di settore per uscirsene con una visione del genere, soprattutto dopo le cantonate prese in passato. Ma sono curioso di sapere la vostra. Che ne pensate di un $400 che diventeranno probabilmente €450 come prezzo di lancio? Siete ancora convinti che Switch 2 uscirà nel 2024 e che sarà sostanzialmente una Switch potenziata? E chiudiamo questa prima puntata del 2024 dando spazio a tre giganti dell'industria dei videogiochi che negli ultimi tempi sono un po' spariti, ma che fine hanno fatto Shigeru Miyamoto, Masahiro Sakurai e Hideki Kamiya? Shigeru Miyamoto è ormai qualche anno che ha abbandonato lo sviluppo di videogiochi per dedicarsi interamente a progetti ben diversi, come ad esempio il film di Super Mario e l'apertura del Super Nintendo World, ma in occasione di un'intervista al Guardian c'è stato modo di riflettere sulla sua carriera e un eventuale pensionamento. Miyamoto, nonostante i suoi 71 anni, non pensa concretamente alla pensione, ama quello che fa e non ha intenzione di fermarsi. L'impegno però è quello di fare in modo che le sue creazioni continuino anche quando lui non sarà più in grado di andare avanti. Un discorso che avevamo affrontato anche recentemente, ovvero come i giochi Nintendo siano ormai in mano a una nuova generazione di creativi che ha ereditato lo spirito di chi questi giochi li ha inventati. Trovo molto significative le parole di Miyamoto. Sono veramente grato che ci sia così tanta energia intorno alle cose su cui ho lavorato. Si tratta di cose che ormai sono fuori, nel mondo. Sono state coltivate da altri, altre persone le hanno fatte crescere. In questo senso non mi sento più il loro proprietario. Insomma, difficilmente Miyamoto ricoprirà un ruolo attivo e determinante nelle nuove produzioni Nintendo, ma dopo giochi del calibro di Tears of the Kingdom e Wonder, possiamo stare sicuri che il suo tocco continuerà a palesarsi anche nei titoli futuri. L'ultima produzione di Masahiro Sakurai è Super Smash Bros. Ultimate, un gioco che a detta del suo stesso creatore sarà difficile da eguagliare in portata e in ambizioni con un suo successore. Ma veramente Sakurai è restato con le mani in mano dalla chiusura del secondo Fighter's Pass? Assolutamente no, e come dichiara nel suo ultimo video YouTube, Creators Change 2, per quanto mi riguarda attualmente sto ancora creando videogiochi, ma sono impegnato anche con questo canale YouTube. È la prima volta che mi cimento in una cosa del genere, quindi in un certo senso possiamo dire che non mi sono mai fermato. Sakurai non molla mai la presa e non mi sorprenderebbe se il prossimo Smash arrivasse nel primo anno di pubblicazione del successore di Switch.
anche se quel tanto rumoreggiato remake di Kid Icarus Uprising sarebbe una valida alternativa. Comunque guardatevi quest'ultimo video perché è una riflessione molto interessante sul lavoro e sulla carriera nel mondo dell'industria videoludica dal punto di vista di uno dei più grandi creativi degli ultimi 20 anni. Hideki Kamiya invece? Dopo la brusca rottura con Platinum Games, studio di cui per diversi anni è stato un po' il motore creativo, lo sviluppatore sembra intenzionato a ripartire. Con il suo solito umorismo tra il criptico e lo scazzato, ci ha tenuto a far sapere sulle pagine di Famitsu che il suo buon proposito per il 2024 è quello di tornare a lavorare nel mondo dei videogiochi in modo da potersi pagare i pasti. Ma visto che recentemente ha pubblicato un video dove andava al centro di collocamento in Lamborghini, probabilmente non se la passa così male. A quanto pare però la sua è una pausa forzata perché la rottura con Platinum Games gli avrebbe imposto di non partecipare a produzioni per almeno un anno. Speriamo che nel 2024 vengano quantomeno annunciati dei suoi nuovi progetti. Certo, Bayonetta ormai andrà avanti senza Kamiya, una grandissima perdita. Però da una mente così folle mi aspetto di tutto. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo anche in questo primo episodio del 2024. Vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. E non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà, ma comunque prima del 2025. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro 20, Michele 24, ciao. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Poracci, cip, 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 cip.